Parliamo di fondi di aiuti, ecco che i protagonisti di questo sono i disabili perché anche coloro che frequentano le scuole paritarie potranno dunque contare su un aiuto economico da parte dello Stato. Si parla di 12 milioni di euro, ne parliamo nel dettaglio con Maurizio Lupi, capogruppo di Area Popolare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nel dettaglio dunque di che si tratta? Intanto ha detto bene, ci sono 12.100 bambini, ragazzi disabili che frequentano le scuole paritarie in Italia. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, e questo è anche un significativo e dovrebbe farci fare a tutti una riflessione, i ragazzi disabili sono aumentati del 60% ovviamente nelle scuole paritarie e noi sappiamo tutti quanto costa a dare un insegnante di sostegno a questi bambini. Ecco, il governo, su nostra proposta, su proposta forte del gruppo di Area Popolare, ha deciso di iniziare finalmente a rendere più giusta e più accogliente la scuola anche per questi bambini che hanno scelto una scuola paritaria. Ricordo, sono le scuole elementari, insomma le scuole medie, le tantissime scuole che abbiamo nel nostro paese. 1.000 è un piccolo segnale, 1.000 euro a bambino per permettere che anche chi economicamente fa fatica possa avere nella scuola paritaria un sostegno, una vicinanza. Credo che sia un segnale di libertà, un ulteriore passo verso la parità scolastica, ma innanzitutto un segnale di attenzione a quelle tante famiglie che mandano i loro figli nelle scuole paritarie, ma in cui il costo del sostegno diventa tante volte insostenibile in un momento di crisi come questo. E dunque, a maggior ragione, visto che nell'ultimo decennio gli alunni con disabilità iscritti alle scuole paritarie sono aumentati del 60% di fronte ad una diminuzione delle iscrizioni, questo dato ha ulteriormente messo in difficoltà proprio le realtà scolastiche e paritarie e anche le famiglie. Stanziamenti questi a partire dal 2017, me lo conferma? Sì, parte come giusto che sia, perché lo stessiamo nell'iter legislativo, dal 1 gennaio 2017, ed è un passo ulteriore per l'effettiva parità e libertà di scelta nel nostro paese, perché come è giusto che sia, la libertà la scuola è unica, poi l'offerta formativa nella nostra scuola è offerta dalle scuole paritarie, dalle scuole statali, però è sbagliato che nel nostro paese si impedisca questa libertà di scelta per un problema di carattere economico, cioè chi non ce la fa non deve essere discriminato ovviamente rispetto agli altri, ma oggi più che mai l'attenzione, se sono cresciute del 60%, come lei ha detto, i bambini disabili, i ragazzi disabili e le famiglie che scelgono di mandare questi ragazzi nelle scuole paritarie, è ovviamente un segnale importante, magari hanno bisogno di più attenzione, hanno bisogno di un percorso educativo formativo che sia molto attento, inserito in un contesto scolastico che sia molto attento al ragazzo e allora bisogna venire incontro a queste famiglie, è il tipo di welfare, di sostegno vero, pragmatico e concreto che noi dobbiamo dare. È ancora poco, perché 1.000 euro a bambino, noi sappiamo quanto costa un insegnante di sostegno, per ogni bambino, però mi sembra che sia un primo passo importante, 12 milioni e 100 mila euro, un primo passo importante di dignità e di Un passo una che è società che stato guarda in fatto. alto. Grazie allora a Grazie, Maurizio grazie. Lupi, capogruppo di Area Popolare alla Camera.